Oggi noi di Hashtag Sicilia ci siamo recati a seguire la manifestazione, lo sciopero per il clima Friday for Future a Catania e ci siamo riuniti insieme a tutto il resto degli altri partecipanti in piazza Vincenzo Bellini, che tutti comunemente chiamiamo piazza Teatro Massimo. Come potete vedere, la piazza si è colorata di striscioni, bandiere, cartelloni colorati e la folla si è lasciata andare al canto di cori e slogan per protestare contro i leader mondiali, accusati di sostanziale immobilismo nei confronti della crisi climatica. Noi abbiamo avuto modo di intervistare alcuni organizzatori, portavoce, attivisti, manifestanti. Ascoltiamo le loro voci. Perché avete deciso anche quest'anno di organizzare questo evento? Allora, innanzitutto è uno sciopero globale per il clima, quindi a livello globale siamo organizzati. È una data che oggi appunto va a riempire un sacco di piazze sia in Italia che nel mondo. E la decisione diciamo, è fondamentale, sappiamo che è fondamentale scendere in piazza perché c'è poco tempo. Come hanno detto gli scienziati e gli ultimi dati che sono usciti, se aumentiamo la temperatura di 1,5 gradi, rischiamo, cioè siamo quasi alla fine della nostra vita sulla Terra. Quindi abbiamo bisogno di un cambiamento che deve essere radicale. Ovviamente non deve partire solamente dai giovani, dai ragazzi e dalle ragazze, ma è un cambiamento che deve fare anche la politica. Per fare questo però ovviamente si deve scendere in piazza, perché come sappiamo tutte le piazze, cioè, i popoli hanno scritto la storia, quindi siamo anche noi qui per scrivere la storia. Che obiettivi ha la manifestazione? Allora, come ormai nel 2019 l'ultima manifestazione, anche questa ha l'obiettivo di sempre chiamare più persone, perché ormai non siamo più soli, come possiamo vedere siamo molti ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di chiamare anche più piccoli, ma anche soprattutto più adulti, che purtroppo ancora oggi non considerano questo come una crisi assoluta. E come ti sembra stia andando la manifestazione? Sei Allora, soddisfatta? diciamo di sì, in realtà avrei sperato forse anche in qualcosa di più, però alla fine anche l'emergenza Covid purtroppo non ci è stata d'aiuto, quindi anzi per noi è già un grandissimo risultato. Ti senti ottimista per il futuro? Mi devo sentire ottimista perché in autunno ci saranno dei vertici globali importantissimi di cui pochi parlano, quali la pre-COP a Milano l'1 e il 2 ottobre, tutto in realtà all'inizio di ottobre, poi la COP26 a Glasgow. Sono passati 6 anni dagli accordi di Parigi, i paesi devono portare i loro piani di riduzione delle emissioni aggiornati e siccome l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite del clima è stato letteralmente definito un codice rosso per l'umanità, questa potrebbe essere l'ultima possibilità per i leader mondiali di fare veramente un cambiamento che permetta di tutelare le nostre vite ed evitare la catastrofe climatica. Quindi siamo qui anche per questo, perché è semplicemente l'occasione che non possiamo sprecare. Cosa vi aspettate dalla politica in generale? Dalla politica una maggiore sensibilità, una presa in considerazione dell'ambiente in tutti gli ambiti che appunto concerne, che la politica concerne. Quindi molti più investimenti, molti più bonus e poi un altro grande obiettivo è quello non solo della politica ma anche delle persone. C'è già tanta sensibilità fra la gente comune in Italia e in tutta Europa, però appunto ne serve molto di più, serve che la gente cambi da macchine a diesel a quelle elettriche, metta pannelli solari, faccia investimenti per rendere la propria casa più sostenibile. E questi sono tutti obiettivi a cui Fridays anela e che speriamo di raggiungere con queste proteste. Cosa consigli a livello quotidiano alla gente comune per migliorare la situazione climatica? Allora, è sicuro che il problema solo a livello singolo di individuo non si può risolvere, però ogni cosa è importante. Sicuramente già dalle piccole cose, come le cose che ci riprendono da quando siamo piccoli, quindi spegnere le luci, usare meno acqua, fare la differenziata fanno tanto, perché poi tutte le gocce unite formano l'oceano, quindi queste cose sono le più importanti. Perché hai deciso di partecipare proprio a questo evento? Ho deciso di partecipare a questo evento, soprattutto dato che siamo qua a Catania, che è una città che soffre moltissimo il problema dei rifiuti, per fare un po' di pressione. Perché serve che soprattutto i giovani si mettano in moto per cambiare questo sistema, per cambiare almeno l'idea che hanno in testa le persone di noi giovani e soprattutto per spingere un po', per dare segno almeno della nostra presenza. Cosa chiedete a chi ci governa, alle istituzioni? Chiediamo di rispettarci, chiediamo che le promesse che sono state fatte diventino concrete, chiediamo che vengano messe in atto delle politiche che non sponsorizzino e non favoriscano le industrie che producono inquinamento, chiediamo che non venga messo al centro della politica globale il denaro, ma l'interesse di ogni singolo cittadino, che ogni cosa venga fatto nell'interesse della terra, della nostra casa, perché anche loro non avranno un posto dove abitare in futuro se non vengono fatti atti concreti oggi, ora e adesso.
per questo che alziamo le nostre voci, gridiamo per fare sì che questo grido collettivo arrivi a coloro che probabilmente non se ne rendono conto perché sono troppo attaccati alle cose materiali, al denaro, che effettivamente non è commestibile.